Il giorno della partenza è È arrivato, arrivato, ragazzi. tutta la nostra vita sopra il divano, ma questa volta con due ospiti di Cioè, i eccezione. due ospiti che in Buongiorno. realtà ci porteranno a Roma per Notate salpare direttamente in aereo. Non si dice salpare in aereo, ma va bene così. una certa somiglianza? No, è mia sorella, lui è Leggermente. mio cognato. Eccolo qua. Saluti questa volta saranno un po' più stretti perché si svolgeranno a Roma, quindi ci sarà tutto il tragitto che faremo fino in aeroporto in compagnia della famiglia. Ragazzi, state con noi, Andiamo. Vamos. Sosta veloce per ricordare i sapori dell'Italia. Dai, che ci aspettano? Una storia infinita. Una storia infinita. Antonio, piacere. Ciao, piacere. Antonio, piacere. Ciao, Giorgio. Ciao, fuori di testa, fuori di testa. Sì. Ecco. Cioè, sei sicura? Sei sicura? Puoi ritornare a corridoio. Sei sicura di seguire? Cioè, più che altro è lui. È l'ultima possibile. Sono rimasti 20 chilometri per Fiumicino. E lì sei col colle. Quindi un po' di dai, follia dai, c'è dai. In tutti e due. Certo che c'è, dai, 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 dai. Ci siamo. Dai, dai, dai. 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 Dai, è una tanti preparativi anche da qui. Buoni preparativi. Ciao. Aspetta. Salta. Si sta allenando per il prossimo viaggio in Tibet quando andrà a fare lo Sherpa. Grandi. Non è che sono basso io, che lui è troppo alto lui. Grazie. Ciao Fra. Ciao Sa. Come si dice? Iscrizione, campanellina, giusto? Grandissimo. Ultimi preparativi, il viaggio da casa fino a qua è stato tranquillissimo, comunque ci vedete un po' caldati perché è proprio caldo, comunque dietro di noi la fila per l'imbarco per Buenos Aires. Tra mezz'ora si parte e non si torna più indietro. Ci siamo. Noi come sempre si sale ultimi. Però si sale, vediamo. Siamo quasi a bordo. Che bella questa rampa! Rampa di lancio! Ci arriveremo al di là dell'oceano con Dai, questa rampa. dai, speriamo. Ciao Italia! Ovviamente è un arrivederci. Hola! 20 che viene per l'altro lato. Aereo non pienissimo e per fortuna di fianco a Sara c'è il posto vuoto. Quindi abbiamo posizionato un po' delle nostre cose. Inizia a cambiare la temperatura, come chi è stato in aereo sa, e quindi bisogna aggiungere invece adesso strati. Ci sono i pinguini di Ushuaia qua dentro.
riso, pane, dolci. La cena è servita. Questo è il primo approccio con il popolo argentino. La potenza del calcio in Sud America è esatto, a livelli siamo esponenziali. In pieni mondiali. Però appena saliti il comandante, il pilota, ha dato la notizia che il Brasile è fuori dal mondiale. Sono esplosi. Aerolíneas, che leggiamo un equipo, un país, un sueño. Buongiorno, non è stata andata benissimo, abbiamo dormito parecchio, ora colazione. Brioche, muffin, succo d'arancia, frutta secca, caffè. Stiamo arrivando all'aeroporto Ministro Pistarini di Denver. Siamo a Buenos Aires. Prima tappa andata, ora trasferimento all'aeroporto nazionale per andare a Montevideo. Andiamo ragazzi. Sei? Ci sono. Sveglia, fresca, sono le 4:30 di mattino, le 8:30 in Italia. Ma è meglio 14 ore con la Tenerona o 14 ore con l'Aerolíneas? Vanno bene entrambi. Domani non ci sarà. No, okay. Questo cambia così. Adios. Welcome to Argentina. Dobbiamo tirare i bagagli. Questa scritta la ricordo. Al 2016. Ricordi sa? Bienvenidos a la Argentina. Noi di qua. Controllo passaporti. Ti fanno entrare con questa faccia. Eccomi. A quest'ora della notte. Ma ti fanno entrare? Speriamo, anche perché devo per il momento solo transitare direzione Montevideo, quindi speriamo di sì. Roma Fiumicino 9. Andiamo a ritirare i nostri bagagli al punto 9. Ora incrociamo le dita che la valigia sia arrivata. Avevamo un solo bagaglio sulla stiva, quindi il biglietto di Sara non provvisto di bagagli sulla stiva per risparmiare. Leggermente acciaccata, ma c'è. Ecco la nostra vita. Ok. Ora andiamo a programmare il nostro trasferimento da Ezeiza all'aeroparco per il volo verso Montevideo. Carico come un mulo, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo una certa età, quindi abbiamo optato per il carrello. Primo stop, Tienda Leone per il trasferimento dall'aeroporto internazionale. Andiamo. Aeroparco, pagato 5.000 pesos, cioè 28 euro. Andiamo. La bandiera Vamos Argentina. Hanno appena vinto la partita con l'Olanda. Sono le 5.20 qua a Buenos Aires. Temperatura? Temperatura perfetta. Credo siamo sui 22. Perfetta. C'è un venticello, si giusto, sta da Dio. Giusto, ci ridà la vita. Dovrebbe essere qua in fondo. Grazie. Grazie. A bordo, ora circa 1:30 di strada perché dobbiamo arrivare all'aeroporto che si trova dall'altra parte della città, vicino a Porto. Comunque 30 gradi. Siamo arrivati? Siamo quasi arrivati all'aeroparco. Tragitto velocissimo perché abbiamo sempre parlato con questo ragazzo qua. Ciao. Piacere ragazzi. Vive in Italia, vive a Modena, ha origini spagnole e italiane, sta vivendo in Italia, sta chiedendosi cosa fare anche nella sua vita. Ma gli abbiamo chiesto tante cose anche noi. Assolutamente, tante cose ci ha detto, tante informazioni ci ha dato e ne faremo tesoro. Grazie Leonardo. Buon viaggio ragazzi. Grazie.
Forse ce l'abbiamo fatta? Il momento, ragazzi. Ritardo di 20 minuti, andiamo verso il gate per Montevideo. Attenzione, per favore, ci sei? Siamo! A tutto questo qua, guarda! Dai, dai! Non è che avevamo tante alternative. Vabbè che la stanchezza è tanta, però senti qua che temperature. Questa volta siamo vicini al finestrino, così facciamo le riprese per Edoardo, che è suo nipote, che ci ha chiesto di vedere dall'alto, dall'aereo, insomma di avere un video dall'aereo. C'è sole, bellissima giornata, vediamo cosa ne viene fuori. Vediamo. Però ragazzi, il verde che si vedeva dall'alto è dovuto al fatto che sì, è vero, è il 10 di dicembre, ma per loro è come fosse il nostro 10 giugno. Buon dia, grazie. Ritiro equipage, le nostre valigie in fondo. Comunque il nostro primo giorno a Montevideo sarà di sabato sera. E ci siamo. Siamo tutti, anzi no, ne manca sempre una. Forse ce l'abbiamo fatta, ultimo controllo della giornata. Piccola info, se dovete fare la SIM, dovete andare al centro informazioni, vi danno questa gratuita e ora la andiamo a configurare insieme. Spegnere il telefono. Ok. Ok. Allora. Attrezzi e mestiere, portate a casa, non ve li dimenticate mai. Dobbiamo usare la tappi, sì. Sono tutti i lavori che faccio io, Marta, ecco. Avete capito chi fa questi lavori? È evidente. Questa è la mia. Mi tremano le mani perché sono cose che io non faccio mai. Devi togliere anche la parte esterna. Bravissima. Deve andare verso l'alto. Accendiamo. Perfetto. Dobbiamo seguire le istruzioni che la ragazza ci ha dato, consegnato in inglese. Quindi, chiamata, asterisco, 611, cancelletto. Allora, la prima cosa è opzione 4, mi numero. Quindi andiamo per rispondi, opzione 4. Ok, poi di nuovo asterisco 611 cancelletto. Questa volta, seguendo le istruzioni, dobbiamo contrassegnare il numero 3, registro del prepago 3. Perfetto. Allora, diamo il mio passaporto, quindi di nuovo opzione 3. Argentina, otro país.
perché mi dà diverse opzioni di paesi, ma noi siamo, facciamo parte di otro país, quindi 6. Dai, dai, siamo diventati esperti. Italia, allora, ci richiedono 2 simboli per indicare il nostro paese, noi abbiamo ipotizzato IT ed è andata bene, quindi IT. Numero di passaporto. Nombre. Sara. Tappi. Apellido. Cognome. Esatto. Muchas gracias por tu tiempo. Bienvenuto. Bienvenido a Uruguay. E ora per caricarla basta andare anche nella farmacia. Sì, in qualsiasi negozio. Oppure anche online. Uscita. Ultimo step. Siamo con un ragazzo che è di Uber e poi vi racconteremo bene, siamo diretti all'hotel, poi per oggi doccia e riposo perché sono più di 24 ore che giriamo come delle trottole. Questa è la strada che dobbiamo fare, circa mezz'ora e siamo quasi in centro. Prima sensazione, la strada che collega l'aeroporto al centro città ci sembra un po' di stare in Sudafrica, un po' per la vegetazione, un po' per come è fatta la strada, molto molto simile. Prime impressioni. Temperatura 30 gradi tondi tondi, sono le 3:20 di pomeriggio. Quasi arrivati, dobbiamo arrivare qua giù in fondo. Hola, ultimo sforzo, ancora non ci crede Sara. Grazie. Siete, grazie. Ci credi o non ci credi? Siamo dall'altra parte del mondo, sono passati più di 24 ore e... Non hai più le parole. È una bella sensazione perché siamo arrivati, è caldo, perché siamo stati ben accolti, perché sono felice. Andiamo a vedere la nostra casina per i prossimi 10 giorni. Eccomi qua ragazzi, ci sono anche io. Adesso, a ora, piso 7. Piano numero 7. Stiamo iniziando a familiarizzare, ci vorrà tanto tempo. Però guarda, ci proviamo, ci sforziamo perché ci piace farlo. Entriamo in casa contemporaneamente insieme a voi, quindi sorpresa per noi, sorpresa per voi. Casa pagata 48 euro al giorno, quindi per i prossimi 10 giorni siamo qua. Vai. Dovrebbe essere, la stanno rifacendo ora. Aspettiamo che finisca a pulire la camera, poi entriamo insieme. Cioè Sara neanche la borsa si toglie, proprio fisico ragazzi. No, guardate che spalle, guardate che spalle. Lasciamo fare la ragazza che è con calma, deve venire, poi entriamo. Il check-in era disponibile dalle 15 in poi, sono le 15:30, quindi siamo in orario, dai. Sì. Beh, anche loro sono in orario. Poi, bisogna dire che molte volte quando noi siamo stati negli hotel, spesso abbiamo fatto tardi, come mai? Sempre per colpa mia, quindi adesso aspettiamo e... In silenzio. Così si fa, si rispetta il lavoro degli altri. Bravissima. Test in diretta della velocità di connessione che per noi è fondamentale perché il nostro lavoro 18 mega in download, quello che più ci interessa è l'upload, più è veloce meglio è. Siamo intorno ai 12, 13, 14, 15, 14, dai. Per scaricare i video va più che bene. Entriamo insieme. Grazie. Dai, poi la mostriamo con calma. Terminiamo il video qua prima di farci la doccia, così proprio ci vedete nelle condizioni peggiori, ma giusto così. Fa parte della vita, fa parte di questo viaggio. Siamo impresentabili, ma siamo arrivati a Montevideo e qui ci fermeremo per 10 giorni. State con noi. Ciao ragazzi. Oh.
take you to the big city.